Nuovo sbarco di migranti nel pomeriggio di ieri a Salerno, il decimo. 522, tra i quali 62 donne, di cui una al nono mese di gravidanza. 4 neonati e 43 bambini. Sono giunti allo scalo salernitano, questa volta non con una nave della Marina Militare italiana, bensì con la Holstein, nave della Marina Militare tedesca, che li ha accompagnati a Salerno, lontano dalla guerra e dalla miseria dalla quale sono scappati. A bordo non sarebbero stati segnalati casi di scabbio, un condizionale d'obbligo rimarcato dallo stesso dottore Lucchetti dell'ASL Salerno. Dei 522 migranti, 222 resteranno in Campania, 110 a Salerno, mentre gli altri raggiungeranno fuori regione la Lombardia, il Veneto e la Valle d'Aosta. Arrivano principalmente da Siria, Tunisia e Bangladesh. L'ultimo sbarco a Salerno era stato lo scorso 5 maggio. La vigilia dell'arrivo dei migranti nella città di Salerno è stata vissuta tra le polemiche per la dichiarazione su Facebook di Augusto De Pascale, delegato alla protezione civile del comune, che testualmente, a poche ore dal decimo sbarco, ha scritto: perché i migranti non vanno tutti in Germania, in considerazione che sono stati raccolti da una nave tedesca? Ritengo che possono sbarcare sul suolo italiano, ma poi devono essere accompagnati in Germania.